All'uscita di scuola un uomo mi ha seguita e mi ha proposto dei soldi. E li ha accettati? No. Mi ha lasciato il suo numero. Mi ha detto di pensarci e di richiamarlo se cambiavo idea. 06 23 21 46 37. Quanto tempo dopo l'ha richiamato? Una settimana dopo. E dove vi siete visti? All'hotel Intercontinental, vicino all'opera. La cosa le piaceva? Al principio no. Ho provato disgusto, poi però mi è venuta voglia di rifarlo. Allora, com'è andata di preciso la faccenda? Vedi in televisione un servizio sulle studentesse che avevano bisogno di soldi. Una cinquantina d'anni si è avvicinato e mi ha proposto di fare sesso in cambio di soldi. Ho comprato un altro cellulare e ho cominciato. Hai intenzione di continuare? Devo pensarci. È stata un'esperienza come un'altra. Che poteva essere molto pericolosa. Non saprà mai chi le può capitare, non può contare sull'aiuto di nessuno. E una minorenne è una preda facile. Spesso le prostitute sono aggredite e stuprate, per non parlare di quelle che vengono uccise. È denaro facile, un ingranaggio che stritola. Veniamo al signor Georges Ferrier. Ha mai notato qualcosa di particolare? Sapeva che era cardiopatico? No. Era vecchio e prendeva delle medicine. Ah, quale medicine? Mi sembra del Viagra. Facevate giochi di sadomaso? Giochi erotici che potevano finire male, strangolamenti, manette, sesso estremo? No, cose normali. Perché è fuggita senza avvisare nessuno? Non sono fuggita, non sapevo che fare. Quanto tempo dopo aver constatato il decesso è andata via? Non lo so, ero abbastanza sotto shock e lui era morto. È sicura che fosse morto? Sì. Aveva già visto un morto? No, cioè sì, mio nonno, ma era diverso. Ha portato via dei soldi? Sì, quelli del mio compenso. I miei soldi li tenete voi? Ah no, lei è minorenne, sua madre.